Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Al via in Vaticano le congregazioni, le guida a Sodano, Movimento 5 Stelle, ieri l'assemblea blindata e Bersani, Grillo dica cosa vuole, a Napoli crolla l'ala di un edificio vicino al lungomare. Iniziata in Vaticano la prima congregazione in vista del conclave per eleggere il successore di Benedetto XVI, ad aprire i lavori Angelo Sodano, decano del Collegio Cardinalizio. Si tratta del primo momento di confronto tra i cardinali. Dopo l'assemblea blindata di ieri in un hotel a Roma, i neoeletti del Movimento 5 Stelle oggi dovrebbero incontrare Grillo e Casaleggio. Grillo dica cosa vuole fare, chiede nel frattempo Bersani, che presentando un programma in 8 punti esclude un accordo con il PDL. Paura a Napoli, dove è crollata l'ala di un edificio nei pressi del lungomare all'altezza di Piazza della Repubblica. Sul posto i vigili del fuoco non escludono che sotto le macerie ci potrebbero essere delle persone. Maxi blitz dei carabinieri di Monza contro la camorra in Lombardia e in Campania. 43 le persone che sono finite in manette, coinvolto anche l'ex assessore all'ambiente del comune di Monza. Tra i reati contestati, rapine, estorsioni, furti e ricettazione. Salito a 52 morti e 127 feriti il bilancio del duplice attacco che ieri ha sconvolto il sobborgo di Abbas Town di Karachi in Pakistan. A causare l'attentato un'autobomba e una moto caricate con 150 kg di esplosivo saltate in aria grazie a un comando a distanza. Saltata la visita in Italia della regina Elisabetta II, ricoverata in ospedale a seguito di una gastroenterite, la sovrana e il consorte, il duca di Edimburgo, sarebbero dovuti arrivare a Roma mercoledì 6 marzo prossimo. Fabio Capello esalta Francesco Totti, che ha appena raggiunto quota 225 gol in Serie A. Totti è un fuoriclasse, inquadra la porta come nessuno, può fare ancora 2 anni al top, dice Capello.